Liberi.tv, Riccardo Cristiano, una marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze qui a Castel Sant'Angelo in compagnia di Lorenzo Berna, che è appunto iscritto e sostenitore, amico di Società Libera. Ho partecipato con molto interesse a questa manifestazione che ritengo utile in questo momento in cui le persone sembrano molto ripiegate su loro stesse e lontane da questi interessi più generali, che in questo momento non ci toccano, questi problemi non ci toccano da vicino, però è un segnale questo che può valere anche per noi, come intanto segno di vitalità, che non guardiamo appunto soltanto le nostre cose, ma ci accorgiamo anche di quello che succede fuori di noi, e che anche appunto mette in evidenza che il principio della libertà è un principio intoccabile per tutti, oltre che per chi in questo momento ne soffre di più. Diceva poco fa appunto che il concetto di libertà, che magari in questo mondo che forse siamo più ultimamente individualisti con i social network, che tendono a isolarci un po' da quello che avviene fuori, cioè ci fanno conoscere la realtà in maniera filtrata, però in realtà partecipare attivamente a battaglie di libertà come fa Società Libera in giro per il mondo avviene difficile, rispetto magari a un tempo in cui si scendeva in piazza e si sentiva proprio sulla pelle l'idea di libertà, di diritti civili e di quello che è un diritto. Sì, dicevo appunto sì, che la società oggi sembra come assopita e ripiegata su problemi troppo vicini e non più di tipo generale. Anche la stessa politica è molto meno seguita di una volta dai giovani, dalle persone più vive della popolazione. Ed è importante sollecitare con attività del genere, come questa marcia che da ben 9 edizioni si svolge qui, ma anche all'estero, e soprattutto le attività che Società Libera svolge in tutta Italia. Lo diceva prima il presidente Vincenzo Lita, che ha promosso appunto questa marcia, che è importante viverla la libertà sulla propria pelle. Certo, io credo che associazioni culturali come questa di Società Libera, che non hanno interessi politici, sono gli unici veramente liberi di fare queste cose, che attualmente ripeto sono soffocate non solo da un po' dall'egoismo generale, ma anche proprio da un modo di fare politica più conformista. Secondo la sua esperienza, ci può raccontare un aneddoto di libertà che per lei è importante, che l'ha mai formata per ispirarsi appunto a questi valori che sono onnipresenti secondo me? Beh, in questo momento mi prendo la sprovvista, però io penso sempre anche alla libertà religiose e vedo che in tanti paesi queste libertà sono veramente negate, non solo, sono perseguitate. Anche in Cina, dove esiste una minoranza cattolica però molto viva, molto, molto intensa, però ci sono molte difficoltà. E questo veramente è un po', diciamo, forse anacronistico nel nostro, ci sembra qui dall'Italia, ci sembra anacronistico, mentre in certi paesi è proprio di attualità. Quindi delle libertà, che diceva, abbiamo iniziato l'intervista dicendo appunto quello che per noi magari è un qualcosa di scontato, invece in altri paesi addirittura la libertà di culto, la libertà religiosa, come i tibetani in questo caso, è negata. Sì, appunto, sono religioni che ci sembrano, queste religioni sono religioni che noi conosciamo poco, anche se adesso nel mondo globalizzato tutti siamo a conoscenza di tante cose, però la stessa religione cristiana, ripeto, i cattolici sono perseguitati in tanti paesi. È vero. Io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, le auguro una buona marcia per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze, e le chiedo per
per concludere, società libera cosa può dare di diverso rispetto ad altre associazioni, così da lanciare un messaggio a chi ci sta ascoltando? Società libera, l'ho detto, è una società veramente, è un'associazione veramente libera, che può quindi occuparsi, ecco, dei temi anche più delicati senza condizionamenti, come in questo caso. Grazie ancora.